Sì, allora in questo momento è andato a migliorare con 1.35.323, seguito da Luigi in 35.445. Diciamo che adesso le condizioni pian piano si stanno stabilizzando e migliorando, quindi penso che a breve i piloti rientreranno, monteranno una gomma più fresca per andare per il secondo tentativo. Penso 2-3 giri a gomma, o al massimo 2 per avere la benzina un po' più scarica. In questo momento la classifica vede Schumi in testa con il miglior tempo, seguito da Luigi, Patrice Feri, Drago, Kaiser, Rujo Vampir, Topping, Tukumic, Lopeschi, Emis, Tartaruga, Upip e Ricky Best ultimo. Diciamo che adesso stanno pian piano tutti o concludendo l'ultimo tentativo o rientrando ai box per ovviamente montare una gomma più fresca che possa dare qualcosa come grip. Sì, qua in Gran Bretagna conviene, soprattutto pensando anche alle curve, che è importante avere una gomma pulita, con tanto grip. Vedo che mediamente sono stati fatti 4-5 giri totali. Intanto vi segnalo anche una bandiera gialla, ma per rallentamento dei piloti. Ma più o meno adesso tutti hanno alzato il piede e stanno rientrando ai box. In questo momento possiamo solo, Simone, riassumere i tempi che vanno dalla prima all'ultima posizione in 1.35.323. Schumi, Luigi 35.4, seguito a sua volta da Patri, sempre 35.4, fino ad arrivare a Drago che fa su 35.6. Poi il gruppo dietro siamo già sul 36 basso, 35 alto. Diciamo che al centrogruppo c'è un veramente distacco minimo, questioni di millesimi, 70 se non calcolo male, 70-80 millesimi. Più di questo c'è altro da raccontare. Non so, Simone, se in questo momento siamo poi a posto con la live e la diretta. Purtroppo non riesco, ecco, principalmente non si capisce perché continua ad essere alto il bitrate. Intanto si abbassa, ogni tanto si alza, non so, probabilmente problemi di connessione da me, ma non lo so, ecco. Ok. Però intanto i piloti sono tutti ai box, quindi diciamo c'è soltanto Di Legge e Tukumic che sono in questo momento usciti dai box. Sì, erano appena rientrati, penso stiano già uscendo con la gomma nuova. Infatti, confermo, a breve dovrebbe anche scendere in pista Schumi e gli altri piloti. E in questo momento sarà fondamentale preparare bene i due giri e anche capire se i piloti decideranno di fare un push, un cool down e push, oppure faranno due push, cool down e push, perché il tempo è ancora un po' risicato e quindi è un po' difficile in questo momento, almeno per quelli che non sono ancora usciti. Ancora da decidere per quanto riguarda le qualifiche, con in questo momento la pole di Schumi davanti a Di Legge, poi Speri addirittura a pochi millesimi, poi Drago Livitato, Vampir, Ricky Best, Kaiser Matterugio, Topping Kessel, Tukumic, Lopensky, Emis, Tartaruga e Upip, che in questo momento sono in fondo alla griglia. Sta uscendo in questo momento anche Tartaruga, sono usciti un paio di piloti e Sì, si niente. stanno preparando tutti all'ultimo tentativo. Ipoteticamente, i piloti che stanno uscendo adesso andranno per un push, cooldown push. Gli altri penso faranno o due push e cooldown e proveranno a fare eventualmente un ulteriore tentativo. Se no, a quel punto valuteranno anche loro il push e cooldown push. Sì, assolutamente. Tanto si è lanciato Di Legge per iniziare il suo primo tentativo con questa gomma nuova. Si accinge ora a completare le prime tre curve. Sta andando sulla fotocellula del primo settore. Scusa Matti, c'è diciamo una notifica che ti arriva dal telefono che si sente, ecco, quindi non vorrei che. Aspettate, provvedo subito. Se... Non si era messo sì, più che altro sull'Andiscord. Sì, no. Sì, Sta non si sì, succedendo un non po' di era problemi interessante. stasera. Oltre a questo, sta succedendo anche questi problemi. Però, ovviamente, stiamo ovviamente cercando di salvare il salvabile, ecco, in questo momento. In questo momento Luigi ha appena affrontato Cops, abbastanza pulito e preciso al punto di corda, si accinge a completare le Beckets per poi lanciarsi nel terzo settore, dove sarà fondamentale ottimizzare il tempo e poi potrà fare un cooldown e un push. Penso che gli altri piloti saranno molto tirati per fare push, cooldown, push. Per
Però vedo che ha commesso un errore, ha abortito il giro, quindi penso si rilancerà a breve. Sì, adesso lo stiamo inquadrando. Invece c'è Matteo che si sta accingendo a completare il primo settore. In questo momento la pole è sua in 35,3. Non si migliora nel primo settore per questioni di millesimi, 35 per l'esattezza. Adesso si mette nel vecchio rettilineo. Simo, ricordami tu l'anno perché io ovviamente di memoria zero in queste cose. Ma dove Schumacher ha vinto rientrando ai box dopo che gli avevano inflitto una penalità all'ultimo giro. E qui a Silverstone sai che ne ho un vuoto di memoria, ecco, in questo Eccolo momento. lì, È un e vuoto. siamo due, E siamo in siamo due, in sì. due. È vero che comunque siamo negli anni 90, noi siamo cresciuti, siamo nati negli anni 90, fine anni 90, però. 48. Però. Adesso 98, non so ah, se sia un grazie errore. Marco Glucconi che ci ha ricordato. Nel 98 c'è stata questa cosa qui. Adesso non so se sia una scelta azzardata, ma c'è Upip che in questo momento è sceso con gomma rossa. Vi posso segnalare che la pioggia c'è ancora, quindi penso sia un errore da parte del pilota o un tentativo estremo, perché non penso una gomma soft in queste condizioni ce la possa fare. Intanto Schumi si migliora, questione di decimi, va sul 31-115. A breve si accinge anche a completare il giro legge, che penso sarà proprio lui a poter insidiare la pole in questo momento, ma non potrà poi effettuare un nuovo giro. Infatti stiamo guardando in questo momento l'Alfa Tauri di Luigi Di Leggio che affronta in questo momento le ultime due curve di questo GP. Arriva sul traguardo 34-35, 132, non ce la fa, di veramente pochi millesimi. Se non erro sono 17. 17 millesimi, 17 millesimi, mentre ci sono Patrick e Drago che sono in terza e quarta posizione, si devono ancora lanciare. Non so se c'è qualcuno che si sta migliorando in questo momento. Passa nel secondo settore Vampir, ma è altissimo il tempo il pilota Alpin. E anche tu No, hanno qui. fatto tutti e due i giri di preparazione piuttosto che push, cool down push. Solo in pochi hanno fatto. In questo momento hanno fatto push, cooldown, push. Arriva Vampir, vediamo se si rilancia. Sicuramente sì. Vediamo più che altro. Se andrà, diciamo, a migliorarsi il pilota Alpin. Questo momento adesso Luigi ce la fa per poco forse a rilanciarsi. Schumi sicuramente fa un altro, riesce a fare un altro giro, ma penso sia, anzi, proprio che non ce la faccia Luigi. Prenderà bandiera a scacchi per veramente pochi secondi. Vediamo se ce la fa Vampir. Drago intanto fucsia nel settore centrale, Simone. Vediamo adesso un attimo Vampir, poi passeremo su Drago Lievitato. È il settore centrale, Drago Lievitato aveva fatto fucsia, si migliora Vampir, ma non di tanto. Vediamo Drago Lievitato che arriva in questo momento sul traguardo. Pole position 1:34.860. È il primo a scendere sotto il 1:35, Drago Lievitato. E allora aspettiamo invece Vampir. Sì, adesso si accende a completare la penultima curva, abbastanza pulito in trazione, occhio a non perdere posteriore e si mette in quarta posizione. In questo momento solo Schumi può provare ad attaccare la pole position di Draco, che però penso possa rimanere tale, visto che il pilota nel primo settore non si è migliorato per questione di millesimi. Nel secondo settore è più o meno in linea con i suoi tempi, ma non penso sia a rischio né la sua seconda posizione né la prima posizione di Drago, che in questo momento conferma la sua pole position. Vediamo se arriva in questo momento Schumi Legend, si sta migliorando ma
non abbastanza forse per prendere la pole position a drago lievitato. Arriva sul traguardo, niente da fare, si migliora ma non abbastanza. Vediamo se c'è qualcun altro, penso di no, sta arrivando in questo momento Patrick Speri, ma non credo che sia sufficiente. No, giro annullato per il pilota della Williams, errore nel primo settore. Più o meno tutti hanno finito, Simone. Allora, quindi qualifica finita. Prendono tutti bandiera. Vediamo se siamo riusciti a risolvere. No, addirittura adesso ci abbiamo anche il problema della drive cam, che non riusciamo a inquadrare neanche i piloti. Pensate un po', è incredibile questa sera. Ah, aspettate un attimo, forse ecco così. Niente da fare, non va proprio questa sera. Oggi abbiamo veramente tanti problemi. Oggi UBS, un po' anche Twitch non ci stanno aiutando. Non ci stanno veramente aiutando, sì, stranamente questa sera sta andando un po' in falle tutto. Cerchiamo più che altro di risolvere il prima possibile, più che altro perché anche il salottino non so se riusciremo a vederlo, è quello il problema. Veramente strano, perché è veramente stranissimo. Vabbè, intanto Simone Vampi, Drago Lievitato si prende la pole position in 1.34.160, a 93 millesimi Shumi Legend in 34.953, dietro di loro sul 35.1 di Legge Vampir in terza e quarta posizione, a seguire tutti gli altri con Patrick Sveri che si issa in quinta posizione, e anche ottima qualifica da parte di Ruggio che è in settima posizione, un po' il primo degli altri. Sì. Quindi ottima qualifica per il pilota Ferrari. Benissimo, io direi di andare un attimo in pubblicità e ci torniamo tra pochissimo con la secondo round delle pre-season. A tra poco. Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ci vuole un qualcosa di forte! Questa è una proposta, ciò! State bene attenti! Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa! Ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta, Joe! State bene attenti! Un prodotto unico! Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa! Ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta, Joe! State bene attenti! Un prodotto unico! È bello! Lo senti? Ti dà i brividi! Ti dà gioia! Questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, i pantaloni eleganti, va bene. Ce n'è una, vieni Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Eccoci ritornati con il GP che in questo momento sta facendo il proprio giro di ricognizione. Vediamo ovviamente in pole position Drago Lievitato, poi Shumi Legend che partiranno in prima e seconda fila, poi dietro di Legend Vampir a seguire, poi Patrick Speri, Kaisermat, poi Ruggio, Ricky Best, Tukumic, Topping Kestrel, Tartaruga,
Lopeskin, Leutz e Upip. Questa, diciamo, è la classifica. Per quanto riguarda le gomme, caro Mattia, abbiamo delle novità oppure no? Allora, tutti i piloti con gomma bianca, tranne Lopeskin che monta gomma media in 12ª posizione. Ipoteticamente la strategia, salvo safety car, dovrebbe essere hard media. Si poteva anche optare per media hard, ma sono abbastanza similari, quindi meglio più prudenza sulla hard che ha meno degrado. Salvo safety car dovremmo rimanere su una sosta. Qualora dovessero anticipare prima dei 10 giri, sarà una media che dovranno tirare molto molto lunga. Intanto Drago Lievitato sta arrivando in questo momento alla, diciamo, alla piazzola, mentre si stanno schierando gli altri. Eccoci qui, i piloti che si vanno a posizionare sulla griglia di partenza. E allora tutto è pronto, ci siamo, mancano soltanto gli ultimi che si vanno in questo momento a schierare dietro Lopeskin. Emis arriverà in questo momento assieme a Upip, eccoli qui, si vanno a schierare pure loro. E allora ci siamo, con Upip più squalificato, attenzione, vediamo cosa succede. Primo, si accendono le luci, 2, 3, 4, 5, lo spegnimento, il via di questo secondo round delle delle Fit Finals. Via, partono le vetture con uno scatto eccezionale da parte di Shimmy Legend, che si mette subito davanti e riesce a passare Drago Lievitato. Attenzione che dietro, attenzione, c'è Ross, si è girato, dove è Kaisermat? Kaisermat si è girato, attenzione, perché qua davanti potrebbe esserci il Devast ancora con il Diego e Vampire. Drago Lievitato, Shimmy Legend con Vampire che cerca ancora all'interno nei confronti di Legge, riesce a tenere ancora la posizione Luigi di Legge e prova a scappar via Shimmy Legend nei confronti di Drago Lievitato, ma rimangono ancora attaccati. Vampire ha cercato l'attacco ma non c'è riuscito. Allora questo è il gruppo che si è andato a snodare, mentre invece Kaisermat si è girato ed è finito nella ultima posizione, staccato di tantissimo anche. Sì, non ho visto con chi era il contatto, ma penso con una Ferrari o una Red Bull. È stato preso in curva 1 e purtroppo Rugio non ha potuto evitare di perdere la macchina. Rugio, dice il buon Marco Lucconi, quindi probabilmente non si è potuto evitare questo contatto. Allora il gruppo che va in questo momento, sarà una gara praticamente quasi tutta a trenino, visto e considerato che qua è difficile scappare. Ma attenzione, perché questi due, Shumi e Drago, non se lo danno subito per vinto. Drago, che ricordiamo ha perso il podio all'ultimo giro del Gran Premio del Belgio lunedì per un errore, diciamo, anche per problemi anche di volante, probabilmente è stato anche questo quello che lo ha anche un po' penalizzato. E allora primo giro che si va a concludere con Shumi Legend davanti, poi Drago, Di Legge, Vampire, Patrick Speri, Rugio, Ricky Best, Tukumi, Toppin e Lopeskin. Questi sono i primi 10, poi Tartaruga, Emis, Upip e poi dovrebbe arrivare Kaisermat, che dovrebbe essere staccato di qualche decimo di, tra l'altro, degli altri piloti. Purtroppo per il pilota Haas, gara completamente rovinata, solo una safety potrebbe riaccomodargli un recupero. In questo momento, Simo, sono tutti abbastanza attaccati. Quest'anno abbiamo imparato da questo gioco che arriverà al termine a breve, insomma, per noi ci sarà l'ultima gara a Portimão, per altri è già arrivata la fine, quindi me compreso, e ci sarà appunto il nuovo capitolo che speriamo possa essere molto più divertente, più ricco rispetto a questo capitolo che non è proprio stato il migliore. E come abbiamo appunto capito da tutto l'arco della stagione, non è facile qua scappare, anzi è quasi praticamente impossibile. Sono gare a trenino, al 100 si può fare una piccola differenza, al 50 è la sosta che determina, oltre che ovviamente gli ultimi giri, la posizione che può valere un podio o una vittoria. Sì, assolutamente. E intanto qua davanti si va un po' a chiudere anche il secondo giro, che altro vedere se i distacchi finalmente si andranno a resettare, perché vediamo un po', eccoli qua infatti, che si vanno finalmente a ricomporre. Due decimi, tre decimi, sono tutti attaccati, tranne ovviamente staccati Tartaruga. Attenzione, bandiera gialla nel primo e terzo settore. Upip si è girato, Upip all'uscita dell'ultima curva, diciamo che è normale, magari si è stretto un po' troppo la curva, ha preso il dossetto e si è girato.
Sì, c'è il dissuasore alto che qualora lo prendi la macchina appena rimette le gomme a terra parte in un attimo. Kaisermat comunque nonostante ciò sta pian piano rientrando nel gruppo, era più o meno 8 secondi, adesso sta già a 7,3. Sarà fondamentale per lui in questo momento una possibile safety car o dovrà cercare di fare qualcosa di diverso sulla strategia, magari anticipando il pit stop, cercando di recuperare e mettersi in zona DRS nei confronti dei suoi diretti avversari che hanno ovviamente stessa strategia tranne Lopeschi che è su gomma media. Vediamo se adesso Drago Limitato, The Legge, Vampire, quelli che seguono ovviamente Patrick Speri, quelli che seguono Shumi Legend potranno spottare il DRS. Infatti è così, Drago va all'attacco nei confronti di Shumi Legend, lo lascia andare, mentre dietro di Legge fa un po' come quello che ha fatto lunedì scorso, ovvero sta dietro tranquillo e cerca più che altro di capire il momento giusto per riuscire ad andare all'attacco. E vediamo più che altro anche dietro, più che altro perché dietro non se la stanno cavando affatto male, sono tutti praticamente incollati da Ricky Best. C'è una leggera spaccatura, ma proprio leggerissima, tra lui e Tukumik, mentre tutto il resto è staccato ovviamente Tartaruga di 3 secondi dall'Openski. Sì, i primi 10 sono tutti attaccati, tutti in zona DRS, e invece da Tartaruga in poi sono tutti più o meno staccati, tranne Emis che è appunto incollato al pilota Alpin. Adesso sarà fondamentale non disturbarsi, fare ognuno la propria gara. In questo momento, come abbiamo visto in Belgio, ci sarà ogni tanto scambio di posizione qua davanti per cercare di magari o cambiare ritmo o prendere la track position per le possibili soste che dovrebbero essere intorno al sedicesimo-quindicesimo giro, in modo tale da avere una gomma più fresca possibile media, in questo caso per tutti, invece per Lopez ci sarà gomma bianca, quindi Lopez potrebbe fermarsi qualche giro prima e magari provare un undercut che non è così potente, ma diciamo che con le prestazioni un po' rialzate da usura potrebbe comunque 2 o 3 posizioni portarsela a casa. Occhio perché c'è Di Legge che incalza Shumi Legend, ma al suo tempo sta cercando l'attacco di Drago Lievitato. Oh, attenzione, Di Legge all'esterno e deve forza alzare il piano Luigi. Non ci credo che cosa ha fatto, che sorpasso sta inventando Luigi. Di Legge ancora all'interno, chiude la strada Shumi Legend, non gliela lascia per la posizione in maniera troppo facile, ma questo permette a Drago di scappare e lo fa egregiamente. 7 decimi, attenzione perché potrebbe essere la mossa vincente per Drago, riuscire a mettere Shumi Legend fuori dal DRS, ma è troppo presto per dirlo perché il DRS è qui, il DRS è qui, ha preso ovviamente, è sotto il secondo Shumi Legend ancora e quindi potrà utilizzare ancora l'ala mobile e potrà difendersi soprattutto da Di Legge che è veramente incollato e allo stesso tempo può riaccorciare il distacco da Drago Limitato, che comunque il distacco comunque rimane sui 7 decimi, adesso 6 perché grazie all'uso del DRS si è veramente avvicinato, quindi mossa diciamo di disturbo da parte probabilmente di Legge, e che però comunque non ha funzionato a mettere né la sua vettura davanti a Shumi e né a metterlo fuori dal DRS di Drago. Sì, è stata una manovra comunque che favoriva la track position, voleva cercare anche di spingere Shumi ad attaccare Drago in modo tale da non perdere troppo tempo e da impedire a Vampir eventualmente di approfittare per guadagnare appunto il pilota Alpine sul pilota Alfa Tauri. C'è da dire che come abbiamo imparato a conoscere, Shumi è sempre stato un pilota molto molto aggressivo, ma allo stesso tempo molto difficile da superare perché è molto veramente abile a sfruttare e a impedire il controsoppasso all'avversario, soprattutto quando si parla di utilizzo di esterno. Lui è stato veramente sempre molto, molto corretto e preciso in questi ambiti e sarà veramente comunque un'impresa per lui doverlo passare in quel lato, diciamo così, un po' sconveniente. Quindi per Luigi penso sia in questo momento importante non perdere troppo tempo da quelli davanti, non favorire la fuga di Drago e magari anticipare la sosta per provare a prendere la track position. Ancora molto vicini tutti quanti, tutti ancora sotto il DRS, forse Ruge, il rischio DRS, 9 decimi e rischia di perdere così l'opportunità di utilizzare il DRS, di difendersi anche da Ricky Best che in questo momento sta cercando di rimanere incollato al pilota della Ferrari che poi magari potrebbe essere la mossa di sorpasso. Ancora una volta rimane ancora sotto il DRS Ruge. Adesso 9 decimi, il distacco si continua ad aumentare.
veramente al limite. Adesso un secondo fuori dal detection point, fuori dalla zona di RS. 9-10 magari qua il detection point potrebbe essere ritornato. Un secondo di nuovo, vediamo se potrà utilizzare la mobile il pilota Ferrari. Vediamo se riuscirà Ricky Best più che altro a utilizzare la mobile. Sembra di sì. Ruggio invece no, non ha il DRS. Non ha il DRS, ma non è abbastanza vicino Ricky Best per tentare l'attacco. Prova adesso a farsi vedere negli specchietti. Molto vicino qui. Arriva adesso alle ultime due curve. Niente da fare. E quindi deve aspettare un altro giro Ricky, ma in questo momento scappano via là davanti i primi 5, che ancora una volta sono tutti quanti vicini col DRS. Sì, questo non ci voleva neanche per il pilota dell'Alfa Romeo Lotto, che aveva necessità che comunque il gruppo rimanesse compatto per poi sfruttare una sosta anticipata. Così si rischia di creare un varco che per lui può solo dire sesta, settima posizione. Adesso vedremo se Ruggio riuscirà a rientrare in zona DRS, ma vedo che sta già faticando tanto con le gomme. Penso che Ricky Best non ci metterà molto a passarlo e provare a lui di cucire lo strappo, che in questo momento è un secondo e tre. Non riesce qui a Luffin, attenzione, bandiera gialla, si è girato Emis, probabilmente perché c'è una bandiera gialla nel primo settore. Sì, Emis in trazione. E Kaisermatt lo ha passato, quindi guadagna una posizione Kaisermatt, peccato per lui che si è dovuto girare. Attenzione qui a Kops, si è fatto subito vedere Ricky Best, è veramente franco bollato nei tubi di scarico di Ruggio. Non riesce a trovare un pertugio per adesso qui allo Snake. Beckett, poi vediamo in questo sul rettilineo. Attenzione perché sta arrivando anche Tukumi, che è uscito a cannone. Attenzione, oh mamma santa, in tre arrivano adesso la Stone con Ricky Best, che riesce a rimanere davanti sia lui che Tukumi. Si sono riusciti a sbarazzare di Ruggio, ma attenzione qui che potrebbe essere pericolosissimo. Adesso bisogna andare a vedere se, diciamo, collaboreranno i due per riuscire a riagguantare questo trenino che se n'è riuscito ad andare. Adesso il secondo è 9, quasi 2 secondi di ritardo, anzi adesso 2 secondi. Sì, ottima manovra da parte anche di Tukumi, che ha approfittato della piccola sbavatura di Ricky e di Ruggio per cercare di passarli entrambi. Ha deciso poi di accodarsi a Ricky Best. Adesso sarà fondamentale per loro non darsi fastidio e cercare di recuperare questi 2 secondi, che non sono tantissimi ma non sono neanche pochi. Gruppetto che comunque rimane compatto, con Patrick Speri che continua a rimanere nel codone dei primi 4, che in questo momento sono anche quelli che si stanno lottando le finals, soprattutto Drago, soprattutto Shumi e Vampir, perché sono, diciamo, quelli che hanno portato a casa più punti, anche di legge soprattutto, che è qui vicino. Peccato non avere... Poi ricordiamo, Simone, che Portimao non ci sarà la qualifica, ma ci sarà la griglia invertita dei primi 12, quindi in questo momento, se dovessimo prendere la classifica attuale, Kaisermatt partirebbe primo, Drago partirebbe ultimo, affiancato da Shumi. Occhio, attenzione, Shumi va all'attacco di Drago limitato, ma è stato costretto ad andare all'attacco perché il dileggio stava pressando. Attenzione qui a Drago lievitato, mamma mia la staccatura da parte di Shumi, che rimane davanti, ma soprattutto grandissima mossa da parte del pilota Mercedes, che si è messo davanti a cercare, diciamo, di difendersi da dileggio. È dovuto andare per forza all'attacco di Drago lievitato, e adesso bisogna vedere se Drago risponderà. Occhio qui Lopez Keybox, molto anticipata questa sosta, molto anticipata la sosta di Lopensky, sicuramente gomma hard per il pilota Alfa Romeo. Andiamo ad inquadrare, eccolo qui, gomma hard infatti per Lorenzo Tamori, che si ferma e andrà sicuramente fino in fondo. Tutto sommato comunque poteva ancora farsi qualche giro, forse magari vuole cercare di recuperare il distacco, o più che altro riuscire a togliersi, diciamo, quel gruppetto davanti che, diciamo, lo infastidiva. Sì, diciamo che in questo momento comunque il gruppo da davanti non sta andando così nettamente via. 2 secondi comunque con una sosta di qualche giro poteva anche essere un buon rientro per lui nel gruppo di testa, però ha deciso di anticipare la sosta. Non so se pagherà in termini di prestazione a fine gara, vedremo là davanti cosa decideranno di fare, se rispondere e quindi fare un ritmo più gestito su gomma media, o andranno un po' più lunghi per avere una gomma fresca e prestazionale. Vediamo adesso. Drago penso riattaccherà Shumi. Sì, infatti lo stiamo inquadrando qui. Va dentro Drago limitato e passa Shumi Legend.
con Di Legge che rimane ancora dietro, rimane, continua a fare l'attendista, come aveva detto lui, attende, aspetta il momento giusto. Sì, in questo momento per lui è una questione di tempo, bisogna capire se, come sta facendo, aspetterà la sosta per cercare di guadagnare la track position sui piloti davanti a lui, o aspetterà magari una sbavatura, una incertezza in un sorpasso per tentare di guadagnare lui la posizione. Vediamo adesso in questo passaggio se Drago continua a tenere l'attenzione, perché Di Legge è veramente in francobollato, un decimo addirittura, molto vicino, così come molto vicino Shumi Legend nei confronti di Drago, ma nulla da fare, non riesce a passare. In questo momento comunque, Simone, una sorta di recap di Belgio in questo momento, sì. Tutti più o meno vicini a cercare di non darsi fastidio, magari qualcuno che cerca di spingere l'altro al sorpasso per non, insomma, stare lì a contare le pecore. In questo momento attenzione, piccola sbavatura di Luigi che potrebbe favorire il sorpasso Vampir, di Vampir. Sì, Vampir adesso potrebbe essere l'occasione, ma Di Legge non ne vuole proprio sapere. Vediamo adesso qui all'Hangar Straight, arriva la staccata della Stone, niente da fare, sono praticamente uno dietro l'altro e staccato un po' di tutti. Adesso c'è Patrick Spieri che, diciamo, forse ha deciso di staccarsi per, diciamo, questioni di sicurezza probabilmente. Ha detto: mi stacco un attimo perché qua ho paura che magari vada a centrare qualcuno, oppure magari si possono, diciamo, toccare, girare, ne posso approfittare io. Mentre intanto dietro Ricky Best, piano piano, zitto zitto, riesce un po' a rosicchiare qualcosa. Adesso 1,7, 1,8 il distacco tra lui e Patrick Spieri, e vediamo più che altro se riuscirà di nuovo a ricucire. Sarà difficile, ma non impossibile. Sì, più che altro penso Patrick che possa anche tenersi un po' di spazio per non avere il disturbo aerodinamico nella zona delle Beckets, quindi anche essere un po' più facile la reazione in caso là davanti decidano di darsi fastidio e di piantarsi un po' più sul rettilineo. Però in questo momento da parte sua ottima gara, non si è ancora staccato dal gruppo di testa, sta facendo un ottimo ritmo, penso possa avere le sue chance per andare a podio, però bisognerà vedere adesso con le strategie come i piloti da davanti decideranno di tirsi, perché comunque 3-4 giri e dovremmo iniziare a vedere i primi pit stop. Vediamo se adesso i piloti si andranno a superare. Di Legge ancora molto vicino nei tubi di scarico di Shumi Legend, che si fa ancora spazio, prova all'interno Shumi e passa Di Legge, passa Drago Levitato. Vediamo se Drago prova l'incrocio, occhio, urca, mamma mia, qui non ci passava un foglio, signori, un foglio. Patrick Spieri box, prova l'undercut, il pilota della Williams, potrebbe essere una mossa azzardata, anzi una mossa giusta, perché sostanzialmente qua si stanno dando battaglia e potrebbe essere la mossa vincente per Patrick Spieri. Andiamo più che altro a inquadrare il pilota della Williams che si sta fermando in questo momento. Intanto Lopez si sta accingendo a completare le ultime curve, dovrebbe aver preso la posizione sul pilota Williams. No, in realtà è molto indietro Williams. Ancora è ancora molto indietro, non ha guadagnato così tanto con questa gomma Lopez. No, sta arrivando adesso Patrick, sta arrivando proprio Lopez. Adesso attenzione, attenzione, perché Lopez comunque arriva adesso velocissimo, a gomma più calda rispetto a Patrick Spieri, e si riaccoda, e si riaccoda, attenzione, si può riaccodare perché Patrick ha gomma un po' più fredda, è vero, più prestazionale, ma Lopez ha la gomma più calda. Vediamo se farà la differenza adesso in questo settore, se riuscirà a prendere Patrick Spieri. Potrebbe essere sì, come potrebbe essere no. Si può ribaltare la situazione perché Lopez in questo momento è dietro a Patrick, e Patrick probabilmente potrebbe, diciamo, a far avvicinare Lopez al gruppetto. Il problema è che Lopez sta anche lampeggiando, quindi non credo sia una scelta migliore. Intanto Drago è ripassato nuovamente su Shumi Legend. Sì, diciamo che come avevamo detto prima, Simone, intanto box per Vampir e Di Legge. Box Vampir Di Legge, vediamo se Patrick Spieri riuscirà a passare oppure rimarrà dietro. Si fermano in questo momento. Patrick Spieri in questo momento penso sia all'Hangar Straight, e infatti è così, arriva all'Hangar Straight, sta tirando come un matto Patrick perché sta anche lampeggiando.
ha capito che le avanti si sono fermate, allora tirerà di tutto adesso con gomma più calda rispetto agli altri due che hanno messo ovviamente la gomma media. Ultime due curve, via l'uscita dalla club, poi giù per arrivare, vediamo se Vampir tolgono il limitatore adesso in questo momento. Patrick Speri arriva lanciatissimo, passa la Peschi, attenzione perché Patrick è passato la Peschi, può là a resistere nei confronti di Vampir. Occhio che qua sono in tre, e qua in tre non si può fare. Lo Peschi alla fine deve resistere all'attacco di Vampir, anzi di legge, vediamo se Vampir va all'attacco e lo fa ovviamente con più batterie, con gomma più forte. Mamma mia, staccatona fortissima alla Lufil. Escono ovviamente entrambi fortissimi, ma così facendo comunque Mattia, Patrick Speri ha fatto la mossa giustissima, si è fermato prima e si è ritrovato adesso a oltre un secondo e sei nei confronti di Dilege e di Vampir. Con gomma anche più calda potrebbe riuscire a continuare a tirare fortissimo. Sì, attenzione a non strappare troppo questa gomma, anche perché già vedo Dilege comunque sta recuperando sul pilota Williams in questo momento. Invece però Drago e Schum deciso di proseguire, quindi penso andranno sulla strategia più o meno Vampir lineare. Vampir, sì, scusami, Vampir all'attacco di Lecce. Sì, il pilota Alpina ha fatto praticamente, aveva già sorpassato prima di entrare ai box il pilota Alfa Tauri, ma con il rientro ai box si sono nuovamente ricambiate le posizioni. Adesso Vampir è lui a tirare per recuperare Patrick, che ovviamente è già stato preso. Simone, non ce ne hanno. Buona undercut, ma attenzione che poi questa prestazione non gli ritorni contro verso fine gara. Vediamo cosa succede, vediamo quello che accade, perché adesso sono molto vicini a Patrick questi due. Sicuramente sia Schumi che Drago andranno a perdere moltissimo. È vero che forse proveranno l'azzardo con la gomma rossa, perché non lo so, eh. È difficile perché allora potrebbero, però poi devono recuperare tutto con quella gomma rossa, attenzione. Allora, guarda, in questo momento la gomma rossa non è che sia quella gran gomma, anzi è una gomma molto molto brutta. Salvo clamorosi, forse sarà più per una media fresca, una media più costante e veloce, ma in questo momento comunque non è che stiano guadagnando tanto Patrick sui piloti di testa, quindi penso aspetteranno ancora che Patrick faccia da tappo prima di effettuare la loro sosta. Vediamo se intanto Ruggio si è fermato i box. Là davanti continuano, attenzione. Là davanti intanto continuano. Ricky passa Lopeschi, quindi riesce, diciamo, a passare Lopeschi con gomma più forte. Giro più veloce di Vampir, 1.28.8 ovviamente. Attenzione perché può essere la volta di Tukumi, che tutte e due, sia Lopeschi che lui, stanno lampeggiando. Occhio qui a curva 1. Vediamo adesso in staccata di curva 2. Lopeschi tira fortissimo la staccata. Tukumi prepara l'uscita, deve preparare bene l'uscita qui di curva 5, poi lanciarsi sul rettilineo alla staccata della Brooklyn. Vediamo adesso cosa succede. Lopeschi ovviamente al DRS, e intanto là davanti Patrick ha perso la posizione nei confronti di Dilege. Infatti Dilege è passato, quindi sia lui, sì, che Vampir sono passati. Sì sì, il pilota non ha fatto molta resistenza, ha preferito comunque mettersi dietro, cercare anche di mettersi in gestione gomma per poi arrivare più in box. Infatti box Drago continua. Drago prova a tirare la rossa, attenzione. Schumi invece mi sa che vediamo più che altro la gomma. Dovrebbe essere gomma media, semplicemente più fresca. La gomma rossa ha un decadimento troppo drastico, Simone. Non penso sia un'opzione per i due piloti, salvo ultimi cambiamenti nella strategia. Gomma gialla per Schumi Legend, quindi vuole optare per la gomma, diciamo, più fresca possibile, ma perderanno una vita. Perderà sicuramente tantissimo, perché sia lui sia Vampir che Dilege sono adesso al rettilineo. E Schumi non ha ancora tolto il limitatore. Vediamo più che altro dove uscirà Schumi Legend. Perde ovviamente tantissime posizioni.
Perde le posizioni, vediamo Shumi, toglie il limitatore, attenzione perché stanno arrivando adesso Ricky Best con Shumi Legend all'esterno, che poi diventerà interno per Ricky. Mossa giustissima, mossa giusta e furba. Shumi si è andato, diciamo, un po' a mettersi in una brutta posizione, mette tanto lunga per le 3 secondi. Occhio perché Shumi non è da meno, vuole subito riprovare ad attaccare Ricky Best, che però non ce la fa. Prova adesso all'esterno qui alla... Poi all'Uffin, all'uscita poi a Woodcott. Vediamo come se la gioca Shumi Legend, con gomma ovviamente più fresca e però ancora fredda. Cercherà di metterla più veloce in temperatura queste gomme, con Tukumika che sta dando pressione. Ma Shumi adesso, diciamo, si è messo anche in una brutta situazione, e non oso immaginare invece Drago Livitato. Sì, in questo momento è stata una decisione corretta da parte di Shumi Legend, che si è ritrovato nel traffico, dovrà andare a recuperare quasi 3 secondi sul gruppetto di testa, che se non si darà troppo fastidio andrà a... In questo momento passa a 4 giri/3 di gomma più fresca. Sappiamo già che in questo gioco non sono tantissimi, ma vedremo un po' che cosa farà il pilota Mercedes in questo momento, che ovviamente deve recuperare questo distacco. Già vedo guadagnato già 3 decimi nel terzo settore, e Drago ancora continua, sì, vuole provare la rossa, ma è una follia, perché si ritroverà praticamente dietro a tutti questi qui, e poi deve praticamente frustare la gomma rossa, e poi magari sì, passerà, però poi quando arriva davanti al gruppo la gomma finita. Sì, per Drago può essere assolutamente l'opzione in questo momento, perché non penso una gomma gialla in questo momento avrebbe senso, a meno che lui non abbia già constatato che la gomma comunque media sia molto prestazionale, più la tiri avanti con meno giri da fare. Questo è l'unico dubbio, perché comunque vedo Shumi che non è che stia guadagnando tantissimo, 2-3 decimi. Vediamo, il pilota Williams poi rientra ovviamente nel traffico. Box adesso. Box per Drago Livitato, che ha tirato un po' troppo questa gomma. Vediamo se la scelta sarà la rossa, perché sostanzialmente sono 8 giri, la rossa 8 giri potrà fare senza problemi. E vediamo se invece farà la scelta di Shumi Legend. A fare un danno, io vedo questa una rossa. No, gomma gialla. Gialla. È strano il fatto di aver tirato tutto così la gomma. Non così strano, Simone, il decadimento della rossa c'è anche nel finale, così si è garantito una prestazione costante e lineare, quindi bisognerà capire adesso quanto tempo perderà nel traffico, perché adesso sta uscendo e uscirà dietro topping, 3 vetture, che è vero che in questo momento sono anche a corto di ibrido, però le deve passare in non poco tempo, 8 giri e poi riportarsi sul gruppo di testa. E adesso per Drago le cose si complicano, sono anche complicato un po' per Shumi Legend, che in questo momento sta cercando di recuperare nei confronti di Patrick Speri, che è a rischio di RS, adesso fuori dal DRS, Patrick Speri un secondo, 9 decimi, è al limite, limite, la vittoria se la stanno giocando adesso di Legge e Vampir. Attenzione, Patrick addirittura sta lampeggiando, quindi batteria finita anche per il pilota Williams. Vediamo più che altro come si muoveranno quelle carte. Shumi praticamente ha ancora un po' di tempo per cercare di riacquistare le posizioni là davanti, forse ce la può fare, però è difficile poi superare, perché ricordiamo che qua la DRS è tutta al trenino. In questo momento Drago è uscito fortissimo, dovrebbe riuscire a passare subito topping. Forse potrebbe arrivare, ma penso molto al limite a passare entrambe. Attenzione veramente al limite per passare tutti e due, ma prova. Urca, qui Drago. E Tukumik, che la porta staccata, Drago Livitato riesce a passare da Tukumik. E si mette adesso alle spalle di Ricky Best, che adesso è una gomma molto più usurata rispetto a Piotr Williams. Adesso arriverà adesso sul rettilineo, il primo rettilineo con DRS. Ti prende tutta la scia. Oh, infatti... Ancora leggera scodata da parte di Ricky Best, che sente la pressione di Drago Livitato, che con queste gomme nuovissime ne ha molto di più, ne ha un botto di più. Usa di ADS, e spetta la mitica fazione di tiro scritto. Oh, Midersen, passa Ricky Best e si mette alla caccia adesso di Shumi Legend, staccato di 2 secondi e mezzo, mentre Shumi Legend è riuscito a riprendere il DRS di Patrick Speri, e Patrick ovviamente ha perso il DRS dei primi due là davanti, che se ne stanno andando. Sì, in questo momento è fondamentale per pilota Williams rientrare in fretta su Patrick, per poi andare di nuovo alla caccia di Shumi, che penso non ci metterà molto a passare il pilota Williams, e poi...
attualmente nel finale giocarsela sull'usura gomma. Mamma mia, quanto ha dovuto alzare il piede Schumi su Patrick Speri, una gomma nettamente più forte. DRS per il pilota Williams, e anche lui svernicia Patrick Speri con il DRS. Sta arrivando adesso l'altra Williams di Drago Levitato, vediamo se Schumi... No, una gomma molto più fresca, più veloce, non penso ci metterà molto a rientrare sul gruppo di testa, che comunque non sta girando velocissimo. Ricordiamo, hanno anticipato la sosta di 4 giri, che sono abbastanza, perché comunque la gomma di Schumi sia molto più prestazionale. Infatti ha già guadagnato 4 decimi nel primo settore. DRS per Vampir, ma ovviamente Schumi al DRS. Intanto Drago va a passare con scioltezza Patrick Speri, ovviamente penso che l'abbia fatto passare, non penso per ordine di scuderia, però comunque pensiamola così, pensiamola anche così. Non è la sua gara in questo momento Patrick, ha anticipato rispetto agli altri di un giro in più, però adesso inizierà un po' a pagare la gomma, vedremo un po' se Ricky Best ha portato l'inagli su. In questo momento Drago comunque insieme a Schumi sono i piloti più veloci in pista, dovranno cercare di non perdere troppo tempo eventualmente con Vampire di legge, per cercare poi eventualmente di scappare ed evitare di fare free wild, se non addirittura in 4 all'ultimo giro. Vediamo se Schumi adesso 1.3, attenzione 1.4 ancora, continua a rimanere lì il distacco, ovviamente perché l'utilizzo del DRS è abbastanza potente. Però Schumi ovviamente, come hai detto te, è una gomma più forte, li sta andando a prendere e li sta prendendo, Sì, nella parte mista ovviamente la gomma fresca si fa sentire sul rettilineo, possono ancora tenere anche qualcosa, Drago. Ma anche Drago, sì, ma due decimi comunque li prendono, già Schumi è quasi sotto DRS. Schumi sta dando ovviamente il tirone, sta cercando di prendere i primi due là davanti che stanno continuando, adesso 9 decimi, fra poco mancano un decimo, 2 decimi adesso con DRS per via di Vampir, che può riuscire a staccarsi, ma poi ovviamente in trazione Schumi ne ha molto di più e si riavvicinicchia, così come si sta riavvicinacchiando Drago Levitato. E adesso 1.3, e quindi diciamo che si può, diciamo, riprovare questo quartetto a pochi giri dal termine. Ricordiamo che è al 50%, non al 100%, e diciamo soltanto Vampir è abituato al 50, anche Schumi che da poco è passato al 100, ma ha già tantissime volte al 100%. Quindi diciamo adesso la gara sta arrivando al termine, meno di 5 giri al termine. Sì, il pilota Mercedes e il pilota Williams ormai sono sotto DRS. Sarà adesso fondamentale cercare di passare Vampir e Luigi prima possibile per Schumi. Attenzione, bandiera gialla, si è girata, non sta male, non capisco dove è il primo settore. Vediamo anche Drago Levitato che fa anche il giro velocissimo, 1.28 e 160, ed è anche lui sotto DRS. In meno di 2 giri, sia Schumi che Drago sono riusciti a riacciuffare i primi due. E adesso vediamo cosa succede. Vediamo se adesso Schumi con gomma più fresca, vediamo se Drago, che ha ancora più gomma più fresca rispetto a tutti quanti, si metterà lui davanti. Vediamo cosa, come si cambieranno le carte. Vediamo. Sì, bisogna anche stare attenti alla gestione dell'ibrido, perché comunque hanno dovuto utilizzare un po' per questo recupero. Intanto Ricky passa Patrick Speri, che è un po' in difficoltà con queste gomme. Diciamo che il suo undercut sta pagando sotto l'aspetto dell'usura. Sappiamo che quest'anno comunque le mescole, meglio le tratti, meglio è lo stint di gara. Ci ha insegnato poi il buon Jay Sport, ad esempio, in Qatar in Master League. Quindi bisogna adesso vedere i due piloti, Williams e Mercedes, cosa riusciranno a fare. Intanto attaccatissimo Schumi. Sì, attaccatissimo, perché Vampir ha fatto un errore all'entrata della Cox. E allora attenzione, e Schumi la gente prende la scia e si sposta all'interno. Come, perché sicuramente non glielo concedono, tra l'altro. Se ne passa anche dietro, la follia! Non ci credo, li fa fuori tutti e due. Ma che dietro si unisce nella presa. Sono in quattro, Schumi all'interno. Non direi che non va a rimanere. Adesso uscire di questa curva. Occhio alla generatore. Side by side, sono fatti 4 curve insieme. Arriva la mafia di legge. Rimane davanti. Vampir ha ritrovato la posizione come di Drago, che adesso è veramente sparatissimo. Come sta come molto più forte rispetto a tutti quanti. Attenzione. 3 giri di fuoco Mattia, incredibile. Sì, diciamo che lui c'è anche un assetto molto scarico, quindi si è riuscito a coprire bene dalla velocità di questa gomma. Deve cercare in questo momento Luigi di cercare di fare passare i suoi due diretti contendenti senza a sua volta perdere troppo. Quindi cercare di costringere magari ad allungare la staccata a Schumi, che potrebbe essere vulnerabile a un attacco di Drago. Occhio, vediamo se adesso prepara l'attacco Schumi, legge, attenzione, deve giocare con il secondo settore, ma non credo sia a San Martin. Sì, infatti ancora un pip. Occhio, Drago Levitato! Non ho neanche visto per quanto era vicino ai confronti di Schumi qui. Attenzione, la prima cosa Beckett. Attenzione, uscita da parte di Schumi leggermente male rispetto a Drago Levitato. Attenzione, attenzione Schumi davanti da dentro. Passano entrambi i posti di legge, vediamo di legge vuole la presa. Lo pensi prendere 3 secondi. Occhio, perché adesso arriva la staccata, Schumi si è rimesso di nuovo davanti, Drago Levitato! È riuscito a passare di legge! È riuscito a passare l'ultimo di legge, si è messo in seconda posizione. E adesso i primi due che erano per primi devono inseguire. Rimesse davanti le carte in tavola Schumi, si è rimesso davanti nei confronti di Drago Levitato. Vediamo 2 giri a termine. Drago deve studiare molto bene, molto attentamente. Ha un'occasione, sia lui che Schumi, ma tutti e quattro ce l'hanno l'occasione per riuscire a passare e a vincere questa gara. Sì, diciamo che Drago deve studiare bene l'Hunger Street, deve cercare di capire come sorprendere Schumi, che abbiamo già visto con... Occhio, ci prova dentro, poi si riprova Gampir. Porca miseria, sono in quattro. Qua veramente stanno facendo la festa di Fiestatore, probabilmente sta facendo con la Vampir. Vampir, ruotate con Grece, alla fine poi non molla, incredibile. Sono veramente in un attacco tra l'altro da Cops, vicinissimi.
Sì, sarà fondamentale studiare l'uscita per Hangar Street, perché è lì il fondamentale. Non bisogna cercare di prendere l'esterno, perché comunque nelle ultime due curve diventa molto pericoloso e si rischia di veramente perdere tanto. Attenzione Drago. Drago di nuovo dentro! Drago di nuovo dentro, giustamente si mette avanti, occhio perché dentro si è passato anche Topping Castle nel coperto di Tupumic. Occhio perché attenzione, attenzione perché sta per iniziare il penultimo giro. E Drago sicuramente sa benissimo che Shumi proverà l'attacco, forse all'ultimo giro, eh. Quindi la cosa forse fondamentale era quella di rimanere dietro, però hai anche il doppio gomma di leggera, perché però leggiamo una gomma di 12 giri, ma non te la lasciano veramente andare via. Sì, diciamo che per Drago in questo momento mettersi davanti è decidere più o meno quando sarà il momento dello strappo, costringere Shumi ad attaccarlo nuovamente per non essere incazzato da Luigi. Vediamo come si comporterà. Drago lievitato ancora, che tiene ovviamente la posizione. Tanto si è ritirato un tip alla vecchia partenza, deve aver perso la macchina. Vediamo adesso. Si è ritirato un pip e boss anche Kaiser, ma mette la rossa, sicuramente deve fare il giro più veloce. E si ritira ovviamente dalla sezione un pip, attenzione qui. Attenzione a qui. Shumi ovviamente, vedete, Shumi non attacca, rimane dietro, però attenzione perché sta arrivando quella delle frecce di dietro. Shumi adesso invece va all'attacco. Oh, di legge, mamma mia. Di legge all'esterno, ecco, attenzione Dragon fuori. Di legge lascia che è Vampir. Vampir che ti ha fatto la staccata. Ancora, destra, sinistra, destra. Vampir alla fine passa da evitato, inizia l'ultimo giro con Shumi Legend, che adesso prova a dare il tirone, prova a scappare, prova a mettere fuori dal DRS. Anzi, non fuori dal DRS, ma a una distanza di sicurezza per non far superare Vampir, perché se così facendo Shumi si potrebbe a casa anche questa vittoria. E sarebbero 50 punti se non erro. Sì, in questo momento si potrebbe già portare a casa le finals con questo risultato. Però vedremo se Vampir sarà accomodante o deciderà di rovinare i piani del pilota Mercedes. Vediamo adesso. Vampir scoda molto vicino, ma non abbastanza. Ancora deve stare molto, molto vicino. Molto vicino. Però è difficile. È difficile. Shumi sta sicuramente tenendo l'RS il più possibile per utilizzare sul rettilineo dell'Hangar Street. Vediamo, rettilineo con DRS, Vampir va, vediamo Vampir, arriva velocissimo sul rettilineo, stacca fortissimo Shumi, non le volevo sapere, Vampir la volevo ancora, vediamo, Shumi chiude all'interno, ancora Vampir all'esterno, non c'è spazio, Shumi chiude la porta, e allora, ma sotto la bandiera scacchi, Maltea la scelenza, vince secondo round, avanti a Vampir con il Drago lievitato, che è arrivato in terza posizione, ha soltanto 86 millesimi rispetto a Vampir, e quindi chiudono così questi, diciamo, questi due, con Shumi che continua a portarsi a casa punti importanti, con Di Legge che purtroppo si deve accontentare della quarta posizione, e quindi diciamo un finale, diciamo, al Claudio Palma, caro Mattia. Sì, ottime difese da parte di Shumi, che ha fatto tutto quello che doveva per impedire a Vampir di portargli via la prima posizione. Non so, Simone, non mi ricordo i primi tre della scorsa gara, ma penso che già Shumi abbia quasi ipotecato le finals in questo momento. Non lo so. Lì sono stati Shumi, Vampir, Luigi e Drago. Stavolta è stato Shumi, Vampir, Drago e Di Legge. Quindi ipoteticamente no, c'è ancora una gara, c'è ancora tutto aperto. Se la giocheranno sicuramente sia lui che Vampir. Quindi vediamo cosa succederà nell'ultimo round, che ricordiamo che sarà una 100%. E quindi sarà pane questa volta per Shumi, che dovrà però partire dalla 12esima posizione, perché i primi 12 si invertiranno le posizioni. Quindi sarà Kaisermat a partire su una distanza del 100% in Portimao in prima posizione. Eh sì, sarà così la griglia di giovedì, di lunedì, per il Gran Premio di Portimao. Dovremmo rivedere anche il buon J-Spot, che questa sera non è stato presente, non è stato neanche presente il buon Fabio Sonnema. Speriamo di vederli ovviamente tutti e due per l'ultima gara, almeno per, diciamo, concludere questa stagione di Formula 1 Italia Team. Intanto festeggiano i primi tre, che li avremo sicuramente tra poco nelle interviste del post gara, con Shumi Legend che firma un'altra sua seconda vittoria in Finals. E dunque questa è la classifica provvisoria, la classifica dei primi, con Shumi Legend, Vampir e Drago lievitato, che saranno loro tre a raggiungere, poi Di Legge, Ricky Best, Topping Kestrel, Beatrix Feri, che purtroppo è sceso in settima posizione, Tukumik, Ruggio, Lopensky, Tartaruga, Kaisermat in tredicesima posizione, Emis e Uppi, che purtroppo si è ritirato. Noi ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria e torniamo tra pochissimo con le interviste dei primi tre. A tra poco. Ok. Simo, mannaggia, perché ti strizzi quella cazza, ora la voce. Lo so, è più forte di me, non posso fare niente. Raga, io veramente comunque non capisco perché sta facendo così OBS, veramente. Prova col tuo canale a capire, sì, ma se faccio anche dopo, cioè nel senso stacco qua e poi passo sull'altro, sì, anche perché l'importante almeno che siamo riusciti a registrare tutto. A registrare poi... sì, non ho registrato più che altro la presentazione, perché io non pensavo di essere problema. Quando ho visto che problema ho messo subito a registrare. Quello è. Come si fa a mettere le letture lì che ti fa vedere? Allora vai su esci, vai su devi tornare dove c'è il menu principale. Vai su autosalone. Il menu principale, ok. Autosalone, metti vetture 2023 e metti per basta che premi e poi fai triangolo, ti toglie tutta la descrizione.
e ti fa la prospettiva animata come, come capo. Okay, sì, ok, a posto, Ok, grazie, vado a dire, poi vabbè, Simone, domani magari se mi chiedi il file, così poi lo ricarico, quindi sì, come l'altra volta anche, insomma. Sì, sì, vai tranquillo, poi va bene, dai. Ciao, grazie. Dammi solo un attimo che arrivo subito, perché aspettiamo gli altri. Eccoli qua, ci sono. Okay. Allora, devo rimanere con il gioco perché sennò mi fa casini. Ragazzi, staccate i microfoni perché se ne vedo una cosa. Diego, non siamo riusciti a mettere la telecamera. Diego, No, perché non c'è, ci sono problemi. Ci sono problemi, non siamo riusciti a guardarvi sulle telecamere, ragazzi. Non so che siete cazzo. Proprio dei gay. No, ma il gioco è la OBS, ragazzi. OBS non è. Problemi OBS, manco. Si poteva fare una cosa bellissima post gara con le tre facce dei primi tre. Vabbè, adesso rientriamo così. Sì, adesso aspettate un attimo, faccio una cosa. Se riesco magari in velocità supersonica. Porco due. Mettiamo... faremo la prossima. Sì, va bene, perché ragazzi ha fatto un casino. Guarda che... Ok. Ragazzi, 10 secondi e ritorniamo, ok? Che sennò qua ci mettiamo la vita. Okay. Aspetta. Allora, chi è che... chi parte la Shumi? Sì, Shumi, poi Vampir, poi, poi Dago. Ok, ok. E allora ragazzi, dai, torniamo. 5 secondi a partire da adesso. Ed eccoci ritornati con il salottino delle interviste. Allora, purtroppo stiamo vedendo così perché abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici con OBS, quindi sostanzialmente dobbiamo andare così. Allora, partiamo dal vincitore di questa gara, ovvero Shumi Legend. Non so, Matte, se ci senti? Sì, ma la telecamera quindi è inutile che accendo? Sì, tanto non serve a niente, dai, tranquillo. Dici più che altro la tua gara com'è stata. Intensa. Sai dire poco, perché purtroppo ho avuto il ramarico della qualifica, dove sono arrivato a 9 millesimi da Dago, e avendo buttato quasi 2 decimi nel T1. Vabbè che non cambiò assolutamente nulla la partita del primo, però la soddisfazione di fare una pole quest'anno volevo togliermela, invece non ci sono riuscito e non ci riuscivo perché l'ultima la qualifica non si farà. Quindi la stagione totale con 0 pole è un dato rilevante, che significa che l'anno prossimo dovrò migliorare, ma più che la forza di qualifica, la freddezza, il tiro secco. Poi la gara, vabbè, sapevo che sarebbe stato un trenino dal primo all'ultimo secondo, e più che altro dalle prove, diciamo che andare a tirare qualche giro in più serviva, abbiamo detto che allungare qualche giro in più sarebbe servito. Poi i primi a fermarsi sono stati i Vampire di Legge, e da 12° giro lì ho capito che forse si erano un po' fregati perché era, secondo me era presto. Infatti poi c'erano altri 3 giri con Drago, poi mi sono fermato io e Drago un giro dopo di me o due addirittura, quindi Drago aveva una gomma strafresca. Ho messo un po', però li ho raggiunti di Legge e Vampire. Non guadagniamo tantissimo, proprio giusto che serviva per avere qualche giro per passare. In realtà su Vampire non ci ho messo nulla perché il rettilineo, cioè, forse era un coppia di Legge, lui forse aveva dato coppia, e poi stesso di Legge la curva dopo l'ho passato e mi sono messo davanti. Da lì ho fatto passare solo Drago, che aveva la gomma più fresca, e il mio dubbio era se sarei riuscito ad attaccarlo, perché all'ultimo giro, perché lui aveva la gomma ancora più fresca della mia di 2G, e non sapevo se... sicuro rimaneva il DRS, ma se riusciva a superarlo questo non lo sapevo. Per mia fortuna, diciamo, tra virgolette, al penultimo giro di Legge ho deciso di attaccarmi, perché ovviamente lui lì, diciamo che deve farlo, perché se rimane P3 non ha chance di vittoria. Se supera o me o lui, si costruisce una piccola chance, lui c'aveva anche la gomma più vecchia, quindi doveva provarci. Questa cosa, sì, che io sono sorpassassi Drago al penultimo giro, cosa che non volevo fare, però dietro si sono uccisati, e alla fine si è ritrovato avanti il secondo all'inizio dell'ultimo giro. Sapendo che lui aveva la gomma più vecchia, pensavo fosse fatta, però l'ultimo giro non l'ho fatto benissimo, e all'ultima staccata lui mi è arrivato veramente molto appaiato, ero senza essa, pensavo addirittura che mi superasse sul rettilineo. Poi lì, vabbè, ero disposto a tutto per vincere, quindi... Arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa, ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta gioco, state bene attenti! Un prodotto unico! È bello, lo senti, ti dà i brividi, ti dà gioia, questo...
l'anno scorso ti dico tutto a posto, un gioco simile a quest'anno ti dico che devo migliorare le strategie, lucidità di gara e ovviamente spero che sarò e farò tutto in un periodo mio personale della mia vita migliore rispetto a quello che ho avuto durante l'arco della Master, che non è che sia stata una catastrofe, però ho avuto davvero poca voglia di mettermi lì ed allenarmi. E questo poi si è visto in molte gare, come ho già detto in alcune interviste di Master, dove non sapevo neanche che strategia fare, non sapevo neanche la durata delle gomme, ma alcune gomme neanche le provavo, mentre gli altri invece facevano test su test, stile Ferrari, tempi di Schumacher, quindi questo ha fatto la differenza, però meriti a loro e demeriti miei, quindi questo insieme di cose potrà sicuramente eventualmente farmi ottenere migliori risultati. Ok, perfetto, complimenti per la vittoria di oggi. Benissimo, allora facciamo parlare anche gli altri, che diciamo così un po'. Allora passiamo a Diego Vampira. Allora, ecco, sei ancora da noi, bene, ripeto. Allora Diego, ci hai rinnovo riprovato, perché ancora una volta Shumi ti ha impedito di portarti a casa questa vittoria. E tutto sommato comunque sei stato molto bravo, perché sei rimasto dietro di legge, sei rimasto dietro ai primi 4, ai primi 3, e poi te la sei giocata fino alla fine. Purtroppo ci ho riprovato e ho ripartito, e quindi si fa tutti a cercare la gara su tre di riuscirci, però diciamo che già questa gara comunque le mie aspettative erano un po' più basse rispetto alla squadra, perché già in qualifica sono asciutto, non andavo davvero il passo né di Matteo né di Drago, mi è asciutta questa anche la pioggia, che ho preso anche da Luigi, quindi già a partire qua, quanto ecco, ha detto Matteo, la qualifica qui non serve a molto, però partire dietro comunque non aiuta mai, soprattutto in Gran Bretagna. Poi la gara è stata quello che è stata, perché sì, quest'anno la ritroviamo di più su questo gioco, è impossibile provare a fare passo, è impossibile tentare di scappare in qualsiasi modo possibile, quindi tutta la prima gara l'ho fatta studiare dietro, più davanti, e poi a un certo punto verso la fine ho provato ad attaccare Luigi e ci sono riuscito, e c'è stato tipo il 12° giro, che poi è lo stesso giro che ho pittato, perché avevo visto che avevo capito ormai che bene o male sì, magari allungare lo sprint ti avrebbe potuto aiutare, però anche pittare prima e fare un undercut ti avrebbe messo comunque nelle giuste condizioni anche per la parte finale di gara, e infatti così è stato, perché dopo l'undercut paradossalmente sono rimasto prima per un po' di giri, poi ho fatto passare Luigi per cercare di farmi trainare e di fare un po' maggior ritmo, e poi sono arrivati gli ultimi giri, vabbè, ho avuto un po' di come sembra Luigi, e a 3-4 giri alla fine ho visto che Matteo e Drago hanno spinto molto per superarci. Io purtroppo in questa situazione lì sapevo che un quartetto dell'ultimo settore non sarebbe finito mai bene, quindi ho alzato immediatamente il piede e li ho fatti passare, e da lì un po' di mia speranza per cercare anche per il, non solo per la vittoria, ma anche per il podio sono andato un po' via scemando. Però poi al penultimo giro ho visto appunto che anche Luigi e Drago si sono presi, e dopo il ritiro del gambestetto alla curva a destra gli ho superato subito lo Drago, e poi ho tirato una staccata, no, era Luigi, scusate, e poi la staccata ho tirato una bellissima ad auguro, per fortuna è andata bene, e all'ultimo giro ci ho provato anche ad attaccare Matteo, però un po' per la gomma, un po' magari anche per la solita situazione dell'ultimo giro, al secondo settore, andando se Beckett, se voleva eseguire, diciamo, in una maniera perfetta, e comunque alla fine mancava sempre quel 10.5 per fare il sorpasso. Però tutto sommato, dai, mi sono divertito, come ho detto Matteo, è stata una gara push, finale dal primo giro fino al 26esimo, e faccio i complimenti a lui, a Drago, ma anche a Luigi, e menzione d'onore, ma non di onore, Matteo, ma di disonore, per il Tiatus, perché già per il fatto che ha fatto una domanda, la seconda domanda a Matteo sulla beta, e lui sa perché non avrebbe dovuto farla, e perché non lo sa, questo signore qui in chat mi ha scassato